continuano i controlli della polizia locale, antiassembramento, e ci sono diverse denunce, proseguono le denunce. Sì, dei verbali fatti durante l'attività di polizia e sono riscontrati purtroppo ancora persone senza la mascherina. Dico purtroppo perché ne stiamo parlando da mesi. L'azione di questa amministrazione, ma non solo, anche degli organi di stampa, delle istituzioni, è stata sempre quella di raccomandare un certo tipo di comportamento, perché quel comportamento potrebbe mettere in grave pericolo la salute dei cittadini. Anche ieri altri verbali per altre infrazioni, come la settimana scorsa, come i mesi scorsi. La settimana prossima ci sarà l'annuale conferenza stampa del Corpo di Polizia Locale per tirare le somme di quello che è successo nel 2020 in carattere generale, ma è ovvio che si farà poi diciamo un punto di situazione quando riguarda il controllo della pandemia, e già i numeri sono veramente numeri importanti che appunto poi esporremo la settimana prossima. Rimane il fatto che bisogna insomma cercare di far, soprattutto ai ragazzini, minorenni, far mettere questa mascherina. Sì, noi stiamo lavorando. Cioè bisogna lavorare sulle famiglie, bisogna sulle fare. Sulle famiglie è il primo punto di partenza, le famiglie, la scuola, e poi purtroppo poi alla fine arriva il controllo con, ripeto ancora, purtroppo la repressione in senso di sanzione. Noi stiamo lavorando con la prefettura già da diversi mesi, e questa cosa si è vista alcune volte con i gruppi interforze che in città ci sono stati, quindi con polizia locale, polizia di Stato, carabinieri, guardie di finanza, che insieme hanno fatto azioni in città. L'abbiamo fatto e lo rifaremo perché in alcune condizioni questo tipo di intervento è necessario, quindi su questo stiamo lavorando e continueremo ad agire.